Ho toccato con mano, come in famiglia, un'accoglienza fraterna, una premura cordiale che mi hanno fatto sentire a casa, scrive il Papa alla grande famiglia, parole sue, del Policlinico Gemelli di Roma, tramite il presidente del CDA della Fondazione Gemelli, Carlo Fratta Pasini. Lettera a firma Francesco datata 15 luglio, mercoledì scorso, il giorno delle sue dimissioni. Francesco si era ricoverato il 4 luglio per un intervento chirurgico quella sera stessa di emicolectomia sinistra, asportazione di un segmento del colon, e al Gemelli ha trascorso 10 notti, tutto nell'assoluto riserbo, a parte l'Angelus di domenica 11 da un balcone del decimo piano. Ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibili a tutti. Li ho constatato di persona, aggiunge con la lettera resa nota oggi, quanto siano essenziali sensibilità umana e professionalità scientifica. Nell'ospedale dei Papi, oltre alla cura del corpo, avviene anche la cura del cuore, afferma Grato Bergoglio, che la sera prima di uscire aveva anche visitato il reparto vicino al suo di oncologia pediatrica. Ora porto nel cuore tanti volti, storie, situazioni di sofferenza, confida a medici e operatori sanitari. Il vostro non è solo un lavoro delicato e impegnativo, è un'opera di misericordia che attraverso i malati entra a contatto con la carne ferita di Gesù. Infine Francesco benedice e chiede ancora preghiere per lui, come ieri all'Angelus, primo impegno pubblico e in TV, dopo il ricovero ospedaliero, alla presenza festosa di migliaia di fedeli.